Tante le motivazioni di vittoria per il Vasto Girardi dopo la sconfitta esterna col Monte Giorgio, dove si è contestato e non poco nei riguardi dell'arbitraggio. Al Civitelle arriva il Chieti, guai al di sotto della mediana per mister Farina, che deve fare a meno di Ruggeri per squalifica e Corbo per infortunio. A capo della terna arbitrale il signor Tagliente della sezione di Brindisi. Subito i locali vicini al vantaggio, conclusione al veleno di Petrone sulla respinta di Camerlengo. Keremateng non dà forza alla ribattuta, Bratelli arriva prima di Varsi e salva il tutto. Ancora al nono l'azione parte sempre da Petrone, questa volta dopo la parata di Camerlengo. Ci pensa Gentile a divorare il vantaggio. Al quarto d'ora si fa vedere anche il Chieti, respinta corta della retroguardia gialloblu, calcia Milizia che chiama Caparro all'primo intervento di giornata. 22esimo calcio di punizione dalla corsia di destra per il gialloblu di Lullo. Pennella al centro, Michailoschi di potenza, strepitoso ancora una volta il portiere abruzzese. Intorno alla mezz'ora prosegue il festival delle occasioni sciupate per gli altomolisani. Gentile confeziona un pallone preciso per Keremateng, che a pochi passi manda clamorosamente alto. La svolta al 32esimo, Camerlengo, uno dei migliori in campo dei suoi, entra su Varsi in maniera scomposta, detta del direttore di gara, che assegna il calcio di rigore. Keremateng vince il duello col portiere avversario degli 11 metri e porta avanti il Vasto Girardi. 1-0 il risultato con il quale si chiude il primo tempo. Con la regia di Antonio Di Perna ci occupiamo della sfida. A terra Keremateng dopo un contatto in aria, lascia giocare il signor Tagliente. Superata la mezz'ora, timido affondo abruzzese con il nuovo entrato Bruschi. Caparro si fa trovare pronto, vuole allungare però il Vasto Girardi. Varsi fa le prove per il raddoppio, entra in aria, conclusione debole, neutralizzata da Camerlengo. Dopo due giri di lancette, similare situazione sui piedi di Fazio, nelle insolite vesti del centroavanti, calcia addosso al portiere, stesso portiere abruzzese che al 90esimo pecca in un rinvio. Da Guanno ringrazia e scrive la parola fine sul confronto. Vince 2-0 il Vasto Girardi, che agguanta niente proprio di meno che il quinto posto, 19 punti insieme al Matelica, e se la quota salvezza è 40, le altomolisani sono già a metà dell'opera.